sono insufficienti e quello che state facendo è ancora più insufficiente. Grazie, denota onorevole la vostra impreparazione sul tema. Grazie. Onorevole Binetti, prego, ne ha facoltà. Per chi ha seguito il tema della scelta dei direttori generali per concorso, per nomina, seconda di procedure diverse, sa che sono perlomeno 3 legislature che va avanti la definizione di questa prassi. Ed evidentemente, a parte il punto a cui si è riferita prima l'onorevole Miotto con il decreto Balduzzi, a parte tutto questo, poi nella effettiva realizzazione di questo ci imbattiamo ogni volta in una sorta di confusività di ruoli, di competenze che invadono uno dei temi principali per tutti quanti noi, che è la tutela della salute, perché alla fine questo è un po' il cuore del problema. Il punto è che ci sono 3 aspetti che a mio avviso possono essere tenuti in presente. Il primo è che né un concorso né una nomina a priori possono garantire l'assoluta, non solo competenza e eccellenza del soggetto, ma anche la sua capacità di coordinare e di governare quella determinata struttura. Un uomo solo al comando sempre di più si rivela come una utopia irrealizzabile se non c'è una governance efficace ed effettiva. E quindi il tema vero è la valutazione di questa persona. Quali sono gli obiettivi da valutare, chi li valuta e come. Non è soltanto tutta la responsabilità, non può essere messa in capo alla prima selezione. Deve essere messa in capo, per esempio, alla prima conferma e poi dopo ai passaggi successivi. E questo mi sembra che la norma potrebbe prevederlo con maggiore chiarezza, data anche la delicatezza di questo tema. La seconda cosa, che può sembrare un po' buffa, è che se si tiene conto che il bilancio di una regione è coperto o è scoperto per l'80% dalla sanità, è evidente che c'è un rapporto fiduciale tra chi governa e chi amministra. Il problema è la competenza dell'uno e dell'altro e la sintonia davvero rispetto al bene comune e non rispetto solo agli aspetti meramente clientelari. Arriva l'acqua, onorevole Binetti, prima di lei. Voglio solo dire che dispiace che scegliere una persona di fiducia debba significare scegliere necessariamente un incompetente o un disonesto. Ci potrebbe essere una soluzione alternativa, per cui scegliere una persona di fiducia significa scegliere la persona più competente che c'è nell'area a cui mi riferisco e la persona, grazie, e la persona più onesta che c'è. Invece noi stiamo facendo in questo senso della dinamica delle relazioni interpersonali che costituiscono unità di governance l'aspetto più corrotto e più mafioso. Mi rifiuto di credere che sia sempre così, perché so per certo che non è affatto così in molti casi, anche se esperienze devianti ce ne sono e ce ne sono dappertutto. Grazie. Grazie onorevole Binetti. Onorevole Baroni, a titolo personale. E chiediamo che venga modificata pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle regioni con le seguenti: da soggetti imparziali in assenza di conflitto di interessi indicati dai ministeri interessati e dalla conferenza delle regioni. Ministro Madia, sottosegretario De Filippo, ministro Lorenzin che non c'è, ci dovreste baciare i piedi per questo emendamento, ci dovreste baciare i piedi invece di affidarvi ai traversi della presidenza del Consiglio. Onorevole che stanno Baroni. Là Onorevole è Baroni. Semplicissimo, anche un bambino di 8 anni capisce l'importanza e la centralità di questo emendamento. Vergognatevi, perché fate delle cose Baroni. Solo per scambio elettorale. Va bene, grazie. Allora, non essendoci altri iscritti a parlare, metto in votazione il 9, onorevole Della Valle. Sempre a titolo personale. Grazie. Colleghi. Ministro, ma il suo partito, il Partito Democratico, non ha mai inserito nel proprio programma il conflitto di interessi? Quando governava qualche altra persona, per anni non avreste detto che se governava